Cos'è una caldera? Cos'è il bradisismo? Cosa succede nei campi Flegrei? Conoscere il territorio è il primo passo per proteggerti in caso di eventi pericolosi. I campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta caldera, cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si estende da Monte di Procida a Posillipo e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. È uno dei tre vulcani attivi presenti in Campania, oltre a Vesuvio e Ischia. L'ultima eruzione ai campi Flegrei, proprio quella in cui vediamo coinvolto il giovane pastore, si è verificata nel 1538 e in pochi giorni ha dato origine al cono di Monte Nuovo. Da allora il vulcano è quiescente, cioè dormiente, ma mostra segnali di attività come terremoti, fumarole e deformazioni del suolo. La caldera dei campi Flegrei è caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento abbassamento del suolo, alternato a fasi di sollevamento più rapido. Il sollevamento può essere accompagnato da numerosi terremoti, sciami sismici, che generalmente non raggiungono magnitudo elevate, ma che, essendo molto superficiali, si avvertono facilmente e possono causare danni alle strutture più vulnerabili. L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge attività di monitoraggio e sorveglianza della zona attraverso strumenti che analizzano la sismicità, le deformazioni del suolo e le caratteristiche dei gas per valutare nell'insieme lo stato di attività del vulcano. Dal 2005 nell'area è in corso una nuova fase di sollevamento del suolo che in questi anni ha fatto registrare moltissimi terremoti. Dal 2012 si è passati al livello di allerta giallo. Nel corso del 2023 si è verificato un nuovo incremento nella frequenza e magnitudo dei terremoti. Dal 2005 a fine aprile 2024 il valore massimo di sollevamento registrato nel rione Terra a Pozzuoli è di 125 cm. Il bradisismo è seguito con molta attenzione perché potrebbe anche essere un precursore in futuro di una nuova attività eruttiva. Purtroppo non possiamo prevedere quale sarà l'evoluzione del bradisismo, ma possiamo conoscere questo fenomeno e i suoi effetti. Così sapremo affrontare anche questa situazione critica e saremo pronti a fare del nostro meglio. Visita il sito www.ionorischio.gov.it e scopri il tuo attimo decisivo.